sono d'accordo, grande primo tempo, considerato la forza del Bologna, una squadra buona, ben organizzata, che è entrata in campo chiudendo tutti gli spazi, ovviamente ci voleva ripartire, siamo stati bravi sia nella fase passiva che in quella attiva a trovare dei varchi. Il primo tempo, dico la verità, mi è piaciuto tanto. Il secondo tempo, un po' per merito del Bologna che è cresciuto, poi si sono messi 3-4-3, l'hanno provate tutte, siamo andati un pochino in difficoltà, abbiamo concesso 2 o 3 palle gol che non mi sono piaciute, ma devo capire i miei giocatori che inconsciamente sul 2-0 si sono un po' rilassati, non bisogna farlo. E basta, poi penso sia questa un pochino l'analisi generale della partita. Ma io, cioè, ora che ho le settimane tipo, io guardo i ragazzi in allenamento, quando faccio le scelte le faccio tattiche, di contrapposizione, come sta un giocatore, cosa ha bisogno di, in quel momento di più la squadra. E alla fine metto in campo la formazione. La cosa bella è che per ora chi è entrato in campo, anche quelli che oggi erano in tribuna sono rimasti a casa, in tempi passati hanno dimostrato di essere all'altezza. E questo è il grande motivo d'orgoglio di una rosa che sta crescendo, vuol dire che chi sta fuori si allena bene, capito l'organizzazione di gioco che ha questa squadra, molte volte cambiano gli interpreti, come abbiamo visto anche oggi, ma il canovaccio, insomma l'organizzazione di gioco e tutto non cambia. Questo credo sia la forza anche di questo Napoli. Sapete quanto è importante per noi Cavani, ma credo che da un punto di vista... Chi mai voleva avere questa risposta, visto che il Napoli a Bologna ha interpretato le partite nello stesso modo, cambiando appunto gli interpreti, e l'interprete era uno dei più importanti della squadra. Ma io lo sapevo, il calcio ormai, io prendo spunto sempre da Trapattoni, un grande maestro, il calcio non si dice mai, non dire gatto se non l'hai nel sacco, io sono abituato così, chi mi conosce sa che fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata non alzo mai la testa, finché non c'è la matematica nel calcio non mi piace esprimermi in nessun modo, bisogna continuare così.